complessivamente, di un meccanismo complessivo di tutela del lavoro che si presenta al nostro Paese. Abbiamo, per dirla in sintesi, un abbassamento della tutela contro i licenziamenti e un incremento, non vi è dubbio, della tutela del lavoro. Devo finire? A qualche minuto. Prego, prego. È un incremento della tutela del lavoro autonomo. Ecco, pensare a una compensazione tra le due cose penso che non sia proponibile, perché è ben vero che l'articolo 35 della Costituzione garantisce tutela al lavoro in tutte le sue forme, ma quello stesso articolo, come ci insegna una giurisprudenza ormai a lungo elaborata, ci impone di dare una tutela specifica e differenziata al lavoro subordinato. E poi resta il principio di indisponibilità del tipo, che presidia soltanto la definizione della tipologia di lavoro subordinato. E questo resta rilevante. Sono limiti che non sono stati superati finora, ma che vanno indicati, mentre si avvia una sorta di declino che speriamo tutti si sia fermato per sempre. Grazie. Allora, adesso purtroppo il professor Taddei ci deve lasciare per un impegno che è improcrastinabile. Noi continueremo per questi ultimi 20 minuti se vogliamo replicare o comunque procedere con delle domande al pubblico. Intanto saluterei al professor Taddei che ci deve succedere sempre. Abbiamo il microfono mobile per non nessuno. Ho visto che il pubblico è. Il pubblico è distrutto. Se gli illustri relatori hanno delle osservazioni da fare, delle repliche o comunque. Credo che noi dobbiamo prendere atto che le distinzioni che si sono tentate tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sono tutte entrate in crisi, tutte, quasi tutte. Prima fra tutte, locatio operis, locatio operario, stessa indica, perché qui la produzione non è più di merci. La produzione è essenzialmente di servizi e quando la produzione di servizi, beni materiali, è chiaro che trova l'opus perfectum, non lo vediamo più. Se uno deve curare la rete di vendita, fare un po' di ispettore e propulsore, cioè per dire una di quelle figure che sempre finiscono in casa, va bene? E quel lavoro lì lo fa spesso partendo da casa sua con dei programmi già stabiliti, degli itinerari, ed è sempre lo stesso, è un servizio e lo potete fare all'infinito. L'eterorganizzazione, lo sappiamo, l'organizzazione, il datore di lavoro spesso ne sa molto di meno, dico l'eterodirezione, ne sa molto di meno del lavoratore. E quindi cosa uno si dirige da sé, c'è un lavoratore. C'è questa novità della eterorganizzazione, nella quale io rivedo riaffacciarsi la tecnica della nuance, che è la tecnica per l'appunto della frode in danno dei lavoratori. Perché? Che cosa ci dice adesso il progetto di legge? Ci dà a 409 un'integrazione e prevenzione che ci dice la collaborazione si intende coordinata, quando nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività. La nuance. Qual è il quantum di auto-organizzazione dell'attività lavorativa per la quale si resta di qua? E
al capo il quale invece si va al di là e la eterogenizzazione prevale e quindi quello diventa datore di lavoro a tutti gli effetti, cioè cambia il muta effettivamente il concetto della direzione, pensiamo all'organizzazione, resta sempre il fatto che l'organizzazione sarà stabilita in buona parte necessariamente dal committente, e infatti ci sono le modalità, e quindi quanta libertà deve restare di auto-organizzazione alla persona perché resti lavoratore. Questa qui secondo me è un ci prospetta come avvocato, anche non può dire, ci prospetta un grosso contenzioso. Io non credo che sia stata un'idea. La verità, quella vera, è che dobbiamo capire che il lavoro coordinato e continuativo appartiene a una specie più grande, che è una specie di lavoro economicamente indipendente, nel quale devono valere delle regole di protezione, e tra di queste non c'è la gerarchia aziendale, è un fatto del tutto residuale. Dall'altra parte il lavoro autonomo deve essere sempre di più un lavoro che prevede un investimento di mezzi, di persone. A me sembra questo, che con questa definizione qua i nostri problemi di giuristi che devono distinguere non si risolvono, si ripropongono su un altro concetto. Poi vorrei dire qualcosa a proposito dei voucher. Guardate, ci possono essere molte osservazioni sul fatto che il voucher è sempre stato, o è stato fino adesso, una specie di foglia di figo per il lavoro nero. Tieni il voucher nel cassetto, suonano la porta, oddio, ispettorato del lavoro, ragazzi, il voucher. Va bene, questo è il modo normale. Ma niente di speciale, ma perché anche il normale contratto part-time, una volta su due, era la stessa cosa, non è che... La verità vera, secondo me, il fatto nuovo, quello che a me personalmente mi ha colpito, è, scusate, di un tipo culturale e anche ideologico. Perché il voucher altro non è che un titolo astratto, in un certo senso. E cioè, fino adesso, chi voleva l'arancia doveva comprarsi l'albero. Se volevi la prestazione lavorativa, dovevi fare un contratto di lavoro. Questa è la verità. Adesso non è più necessario. C'è una prestazione, la pretesa della prestazione è condensata nel voucher, nel titolo. Insomma, i fiorentini non perdono il vizio, l'hanno inventato nel Medioevo come titolo di credito, dove la prestazione era una prestazione di denaro o di altro bene mobile, in modo di misura consiste, e adesso la prestazione di questo titolo astratto è una prestazione lavorativa. Cos'è che ci colpisce? Cos'è che mi fa dire che non mi interessano poi più di tanti rimediucci riguardanti dal tentativo di evitare il lavoro nero? È proprio il concetto in sé, è la mercificazione finale e totale del lavoro. La prestazione lavorativa sta lì dentro. Sta in un titolo di credito. E beh, chiaro che altro che il ragionamento che il lavoratore entra. Dal lavoro nero è un titolo. Io non capisco, però sai, non c'è niente da fare. Nel mercato del lavoro, come in ogni altro mercato, vale una regola fondamentalissima: la moneta cattiva scaccia la buona, e quindi
nel mettere dentro nuovi tipi di moneta, di circolante, se i tratti dei co-co-co, se i tratti dei co-co-co, se i tratti dei contratti a tutele crescenti, i tratti delle pace, bisogna avere presente questo, che non possono convivere. D'altra parte, come si pretende di avere una stabilizzazione, tra virgolette, con i contratti a tempo indeterminato, se dall'altra parte metti i contratti a termine a causali e dall'altra parte ancora i voucher? È chiaro che fino che nel momento in cui non c'è più la droga della decontribuzione, i contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche senza l'articolo 18, vanno a fondo. Cioè, queste sono le cose che quando si pensa alle leggi di riforma bisogna avere presente. Finisco, non parlo troppo. Noi apparteniamo alle generazioni dello statuto dei lavoratori. Diciamo, ne siamo contenti, lo rivendichiamo, abbiamo vissuto bene, ve la devo dire. Adesso, un po' per volta, ci troviamo un po'. Chi è che l'ha visto? Siete troppo giovani tutti. Un vecchio bellissimo film di guerra che si chiamava All'inferno e ritorno. Ecco, il primo pezzo di strada l'abbiamo fatto e siamo arrivati all'inferno. Adesso io mi auguro veramente che con volontà politica e anche con me, con delle occasioni, quali sono i referendum in arrivo, ricominciamo la strada. Allora, a parte che i voucher sono nei limiti di 3.000 euro l'anno, e i voucher o sono un mezzo o un incentivo a favorire il lavoro nero, e questo non funziona. Oppure, se si ritorna alla tracciabilità immediata, come sembra, sono 3.000 euro l'anno. Ma cosa deve, che cosa si sostituisce? Ora, ma il discorso più importante, secondo me, è quello, cioè che il Jobs Act ha riaperto al lavoro, alla parasubordinazione. Io ho tentato di dire che, secondo me, tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo non c'è differenza. Ho colto con molto interesse il Presidente De Luca quando mi dice ma il principio dell'indisponibilità del tipo contrattuale della normativa europea, perché io non l'ho trovata altrove, questo è uno spunto interessantissimo, non l'ho trovata altrove, ho compreso nella sentenza della Corte Costituzionale 76 dell'anno scorso che non ne parla, dice no, deve essere così. Ti mando il mio scritto. Sì, benissimo, è molto interessante, però ecco, hanno ricreato il parasubordinato perché secondo me non, tra la subordinata autonoma non c'è differenza, ma l'hanno creato perché non si poteva eliminare del tutto il lavoro autonomo, perché c'è il principio di libertà dal lavoro, del diritto al lavoro. Ma allora intendiamoci, il lavoro parasubordinato, se è veramente parasubordinato e non autonomo e non subordinato, e se non, non c'è l'organizzazione del committente, ha una tutela previdenziale e normativa come dipendente. Ma questa è una cosa da cui dobbiamo partire, non possiamo dire di no. Cioè il parasubordinato ha il, non il 29, ma il 31% di contribuzione INPS, prenderà la pensione come dipendente. Il parasubordinato ha la busta paga, ha tutto. Se poi c'è la eterorganizzazione, c'è anche il. Quindi allora il collega Leva dice, però no, non c'è il 36. Sono d'accordo che secondo me il 36 si applica anche al parasubordinato, ma io non vedo i rischi di un parasubordinato con paga da fame. Non lo vedo, non vedo, perché non c'è il mercato, non c'è. Il discorso è invece molto diverso degli unici veri autonomi che ci sono, e cioè sono i professionisti iscritti all'albo con una normativa speciale, gli avvocati. Ma ha ragione il collega Allego quando dice attenzione, ci sono i medici, ma lì è un discorso totalmente diverso, è un discorso molto diverso, molto delicato.
perché effettivamente per i medici si è creata una figura del medico convenzionato che mi stona all'idea che quello sia un libero professionista, perché il medico convenzionato è un dipendente, mi stona, e nonostante che ci sia, quindi quali sono secondo me, però con l'anomalia, con la specialità dei medici, e sono i liberi professionisti, le prime professioni intellettuali con albo e di disciplina specifica e gli agenti di commercio. Gli altri non esistono. Ora si dice, dimenticando però secondo me, che il parasubordinato ha un trattamento ormai identico a quello del subordinato. Ora, è identico, Nel momento in cui il 18 non sappia mai più di là, in questo senso deve dire. Vabbè, questo è ancora un altro discorso, Comunque, ecco, concludo con questo. Io ho detto ognuno naturalmente le sue idee. Ma dopo il referendum vedrai che prenderà una lotta differente. Io spero che il referendum, anch'io sono d'accordo con te, secondo me, ecco, io concludo dicendo questo: attenzione, che ora fare un parasubordinato per sfuggire all'articolo 2 del Jobs Act e dire che non c'è l'organizzazione del committente, secondo me è un rischio spaventoso, cioè è il rischio spaventoso, lo posso dire, perché c'è un trattamento quasi identico, quindi è però un rischio. Ma perché? Qual è la differenza tra l'organizzazione del committente e quella invece da autonoma del lavoratore? La Corte Costituzionale, sempre in questa sentenza del 76 del 2015, quindi pochi più mesi fa, ha detto addirittura che ha ritornato alla vecchia teoria che la differenza sarebbe che la etero-direzione sarebbe, non ci sarebbe se ci sono prescrizioni di carattere generale, mentre la differenza quindi tra prescrizioni di carattere generale e prescrizioni di carattere specifico. Io dovendo dare una consulenza a un imprenditore, direi non fare un contratto parasubordinato che è a rischio, ti costa di più, fai un bel contratto di lavoro autonomo, dopo vedremo sul licenziamento. Su 409, attenzione, credo che la norma sia di carattere più processuale che sostanziale, perché qui prima per il 409 erano soggetti, non si sapeva bene se c'erano soggetti, ora dico di no, anche gli amministratori di società, anche varie. Allora qui invece ti dice no, deve esserci un'organizzazione autonoma da parte del dipendente, e lì vai al diritto del lavoro. Secondo me è soltanto una norma processuale per chiarire una volta per tutte che il 409 numero 3 si applica, ma non a quegli altri a cui soggetti alla gestione separata, ma si applica soltanto a chi organizza il proprio. Quindi secondo me questa, di nuovo, non dà nessuna nozione. Però ripeto, concludo, io siamo tra avvocati, e io a un mio cliente dire fa un contratto di parasubordinazione in base al 2, evita di mercitare il luogo e i tempi e stai tranquillo, no, io non glielo consiglierei mai, perché secondo me dopo questa legge i contratti di parasubordinazione se ne faranno pochissimi, perlomeno se vengono davvero un avvocato. Bene, ringrazio tutti i relatori e tutti voi che siete stati presenti fino all'ultimo, gli ultimi reduci. Vi invito a seguirci per tutte le nostre iniziative future che comunque ci saranno. Vi ringrazio ancora e buona serata.